Spunti di vista, parliamo di un concorso canoro che si svolgerà a Santa Firmina il prossimo 28 settembre. Ne parliamo insieme con Carlo Crulli, che è il direttore artistico di questo evento. Grazie Carlo per essere qui ospite da noi a Spunti di vista. Grazie al centro a voi per l'opportunità. Al centro della musica, questo è il titolo di questo concorso canoro. Tu hai detto che è una creatura che sta crescendo, alla quale dedichi molto impegno, molto del tuo tempo libero. Sì, ultimamente praticamente tutto il tempo libero, perché tra prove, tra organizzare, tra sistemare tutte le cose che c'è da fare, insomma, occupa molta parte del mio tempo libero, sì. È un concorso che già il nome praticamente dice tutto, perché è un tuffo nella musica a 360 gradi praticamente. È un concorso un po' complesso, un po' articolato, però piano piano sta venendo su. Sta venendo su, siete a quale edizione quest'anno? Questa è la quindicesima, tra tutto è la quindicesima edizione, il nostro piccolo, insomma, qualcosa abbiamo seminato, sì. State lavorando sodo per mettere a punto questa edizione, Sì. perché fino all'ultimo momento c'è necessità comunque di fare qualcosa, di aggiustare nell'organizzazione. È sempre complesso organizzare Molto eventi di questi complesso, generi. molto, anche perché poi non abbiamo, nel senso, nessuno di noi è un artista professionista, no? Lo facciamo tutti per diletto, per divertimento, e quindi man mano che si avvicina la data l'adrenalina sale a mille un po' per tutti, perché insomma c'è attesa, c'è adrenalina, C'è insomma. molto interesse. Sì. Ecco, il circolo di Santa Sì. Firmina, dobbiamo dire che è molto attivo, poi avremo la possibilità di tornare a parlare proprio nello specifico del concorso, però sono molte le attività che vi vedono coinvolti, i protagonisti. Sì, sono molte attività e c'è molto interesse, soprattutto da parte del paese. Un po' sorpreso, sono un po' sorpreso sinceramente, perché non mi aspettavo un'accoglienza del genere. Invece il paese sta rispondendo molto, molto bene. Anche perché c'è bisogno dentro Santa Firmina un po' di rivalutarlo, di prenderlo un pochino più in considerazione, perché è un paese che Ho vale visto che ci sono state molto. anche manifestazioni, per esempio Camminando alla scoperta del Sì, territorio, sì. organizzata, se non sbaglio, con Confartigianato, mi Sì, sembra. sì, sì. Lì soprattutto c'è un consiglio direttivo che si dà molto da fare, sta cercando veramente di unire tutte le forze per poter offrire al paese, ma non solo al paese, perché ormai Santa Firmina noi lo vediamo tutti come un paese, ma in realtà è un quartiere di Arezzo ormai. Ormai sì. Però si sta dando molto da fare per rivalutarlo, per ricreare un interesse intorno al paese, una partecipazione totale del paese, sì. Carlo, il circolo è in pratica il principale luogo di ritrovo per Santa Firmina. Sì, ormai sì. No, ormai è sempre stato, perché comunque sia il punto di riferimento lì della zona. Il circolo di Santa Firmina. Ora ha calato un pochino il discorso di affluenza perché c'era il gruppo sportivo che ora si è unito con Con l'Olmo un'altra Ponte. società, sì. E quindi chiaramente prima c'era sabato e la domenica tante partite, tanti ragazzi, tanta gente, cioè, era molto più Ricordiamo anche i frequentato. tornei calcistici Sì. che si svolgono a Santa Firmina, sono tornei giovanili che hanno, direi, anche un'importanza e un rilievo che va oltre il Sì. territorio della provincia di Arezzo, perché hanno partecipato anche formazioni, squadre Sì, di livello importanti, nazionale, certo. importanti. No, hanno un impianto sportivo veramente di primo livello, eh? Molto bello. Torniamo, Carlo, a parlare di questo concorso canoro. Sì. Come si svolgerà esattamente la serata? Avete già un Allora, programma di massima, sì. evidentemente. Sì, il programma è già ben definito e dunque è un concorso un po' articolato, come dicevo prima, no? Un po' complesso, nel senso. Sono 4 serate, ogni serata il cantante, cioè il concorrente in gara, ha la possibilità di portare 2 brani. Nella prima parte della serata proporrà il brano che vuole lui, insomma, no? Il brano scelto da lui. Nella seconda parte della serata invece ci saranno dei brani assegnati dall'organizzazione, da me. I cantanti sono tutti dilettanti. Sì, non c'è nessun Non c'è professionista. nessun No, no, no. I professionista. professionisti sono nello staff, ma quello magari ci arriviamo dopo. E dunque, ogni serata appunto si divide in 2 fasi. Nella seconda parte della serata l'organizzazione sceglie dei brani, generalmente a tema, quindi si va anni 70, anni 80,
Poi ci sarà la serata delle sigle dei cartoni animati, che è il top, veramente non pensavo che avesse un successo del genere, per arrivare alla serata finale in cui ogni cantante in gara ha un brano assegnato, una base musicale assegnata, e su quella ci dovrà lavorare per costruire un testo suo. Chiaramente non sarà edito, naturalmente. Ecco, l'avete divulgato anche, ci sono alcuni titoli dei brani che saranno proposti, per esempio Meravigliosa creatura di Gian Nannini, Un'emozione da poco. Nannini quest'anno è andata forte perché ha già due pezzi già dalla prima serata. Un'emozione da poco di Anna Oxa, poi invece Pazza di Loredana Bertè, che forse è il brano più recente tra quelli che viene proposto. America ancora di Gianna Nannini, poi Fiordaliso con il mare più grande che c'è, ci sono anche Because the Night di Patti Smith e La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani. Sì. Quindi in pratica sono brani molto conosciuti, più o meno. Sì, molto conosciuti. Allora, quest'anno siamo andati un pochino più sul leggero, nel senso, negli anni passati ho scelto sempre dei pezzi, diciamo, di nicchia, no? La classica Meteora, che ha durato un anno, un'estate, poi è sparita, spara i vari Michele Pecora, Franco Simone, Alberto Fortis, che non sono proprio delle nicchie, però insomma, diciamo che ora sono passati un pochino più nel dimenticatoio, no? Anche per rispolverare un pochino i vecchi pezzi e la storia della musica italiana. E invece quest'anno sono andati un pochino più sulla pezzi più recenti, pezzi un pochino più conosciuti, un pochino più particolari. Ecco, in genere in queste manifestazioni, Carlo, c'è spazio per la musica, che è quello prevalente, però si affianca qualche volta anche un momento dedicato al cabaret o comunque allo spettacolo. Sarà così anche per voi? Sì, quest'anno abbiamo avuto la fortuna di incontrare e di iniziare una collaborazione con un gruppo fantastico. Si chiamano i Doppocena. Doppo. Alla retina proprio. I Doppocena, che è una compagnia teatrale appunto di Santa Firmina, che sono bravissimi, organizzatissimi, professionali veramente al millesimo. Al di là del nome, va detto che i Doppocena hanno partecipato a diverse competizioni anche di teatro amatoriale in varie zone, anche della regione, mi sembra, perché sono usciti da Arezzo, in ambito regionale. Ecco, al di là del nome che può far così sorridere, certo. No, sono molto bravi, molto professionali, veramente organizzatissimi, e poi sono delle persone splendide, veramente. E oltretutto, oltre a loro, abbiamo una collaborazione importante, molto importante, ormai storica, con la storia del concorso, con l'Accademia dell'Arte Croma di Via Romana. Quindi il maestro Aceti. Bravo, il maestro Antonio Aceti, che al di là del fatto che ci lega un'amicizia ormai decennale, però mette a disposizione mia e dei ragazzi tutta la sua professionalità, tutta la sua esperienza, così come nella giuria. La giuria non è scelta a caso. Ecco, ci sono i nomi: Stefania Barberi, Marco Botti, collega che fra l'altro si occupa anche, sappiamo, di musica, cultura, storia dell'arte, Marco Cavini, inossidabile e onnipresente, e Wanda Del Duca. Wanda Del Duca è un'ex voce di Radio Life, ha collaborato anche con Leonardo Franceschi a suo tempo, e ha fatto tanta radio, metteva tanta musica, aveva una conoscenza veramente spropositata di musica e una memoria ferrea. E appunto Marco Cavini, Marco Botti, c'è neanche bisogno di presentarli, voglio dire, sono due professionisti. E poi chi farà gli onori Stefania di Barberi, casa? Barberi, che è una direttrice di coro. Quindi sono persone che hanno comunque competenza anche in ambito musicale, in maniera diversa, da diverse sfumature, ma comunque anche appassionati di musica. Chi farà gli onori di casa? Gli onori di casa è una bella sorpresa. Si è reso disponibile Claudio Brunetti, molto conosciuto in televisione e tutto, musicista, cantante, molto bravo, una persona fantastica. Ha collaborato tanti anni, per esempio, con l'allora 102 TV. Sì. E si è reso, con mia enorme sorpresa, perché non pensavo che... Invece con tanta umiltà e tanto professionismo si è reso disponibile a seguire tutte le serate, le presenterà lui, sarà lui il padrone di casa. Quindi una serata che proseguirà fino a notte.
Ci stiamo lavorando sul palinsesto perché messo dentro, siamo arrivati a un certo punto che insomma roba da proporre ce n'è tanta, molta. Anche i dopo scena faranno i propri sketch, la scuola di musica porterà i propri allievi per delle esibizioni, insomma non ci annoieremo, quello sicuro. E l'ingresso è necessario? Opportuno un piccolo contributo? No, allora l'ingresso è gratuito, totalmente gratuito. Gratuito. L'unica cosa è che essendo un circolo bisogna associarsi al circolo. Per sovvenzionare anche lo stesso certo. Circolo. La tesserina del circolo tra l'altro costa veramente una bischerata, come si dice ad Arezzo. E sì, però bisogna essere soci, sì, è consigliabile la tessera. Quindi ricordiamo l'appuntamento, è in programma sabato prossimo 28 settembre, inizio alle 21.15 al Circolo di Santa Firmina. Sì. La formula, abbiamo detto, è sempre la stessa, brano a piacere dei concorrenti nella prima parte, nella seconda parte porteranno invece un brano che è stato loro assegnato dall'organizzazione. Una cosa importante che ancora non abbiamo detto, ci sarà, e chiaramente all'ultima serata ci sarà il vincitore, ma oltre al vincitore ci sono due premi speciali. Uno che è dedicato alla migliore esibizione, che è intitolato di Ivan Graziani, e l'altro a chi porterà il miglior testo, chi vincerà praticamente con il miglior testo scritto, che è intitolato a Valerio Negrini, il paroliere dei Pooh. Paroliere dei piccoli contributi che fanno piacere, arricchiscono la serata e la manifestazione. Molto. Grazie. Grazie davvero a Carlo Crulli, direttore artistico al Centro della Musica, questo concorso che si svolgerà presso il Circolo di Santa Firmina il prossimo sabato 28 settembre, inizio alle ore 21.15. Sì. Grazie di nuovo Carlo per essere stato qui Grazie con noi. Voi. La linea può tornare alla regia.